tengo a dire, io non volevo prendere in giro nessuno, perché anche io sono molto pauroso come persona, quindi no, come diceva Marco, cercavamo questo soggetto per mettere il mio personaggio in un ambiente molto molto più grande di lui, e la mafia era un ambiente molto molto più grande di lui. E ovviamente abbiamo, sì, ci sono, è ovvio che si può far ridere anche parlando di mafia, ovviamente distruggendola e distruggendo i cliché della mafia e anche i cliché che ci sono poi nei film mafiosi. Quindi abbiamo cercato di fare un po' entrambe le cose, però io non ho preso in giro nessuno. La cosa secondo me è molto carina, perché poi si può ironizzare in vari modi, però Gigi ha questa purezza, questo candore che neanche mia cugina di 2 anni, cioè mia cugina ha più malizia, quindi secondo me fare questo tipo di ironia, però con un candore, con un'ingenuità come quella di Gigi, è toccante. Poi il fatto di ridere della mafia lo trovo bellissimo, una risata vi seppellirà, si dice sempre così, ed è anche un modo molto giusto e molto bello di combattere. Direi come tutti i film che ironizzano su qualcosa, poi sono quelli diciamo, che portano un genere di efficacia, che è quello di essere totalmente un film antimafia, no? Se vogliamo, alcune volte lo è più di alcuni film che si propongono di esserlo. E niente, io quando ho incontrato Herbert sono stato molto colpito dalla sua fisicità, cioè, mi ricordava moltissimo Buster Keaton, ho pensato a Ettore Marino di Forbice. Quello un po' di più. C'era una poetica che mi ha trovato abbastanza ispirante. Il film, credo che questa cosa un po' la mostra,